E siamo live. Buonasera, buonasera. Benvenuti al 18 maggio di Fincomics, ultimo giorno di quarantena, anzi, in realtà primo giorno di non quarantena, finalmente. Che ospiti avremo stasera? Ciao a tutti! Ciao e benvenuti a chi si sta collegando. Ciao, ciao, ciao. Oggi sono con Simone in regia. Che salutiamo. Eccomi, buondì. Ciao Simo, ciao. Vabbè, per te non è cambiata molto la situazione, giusto? No, diciamo oggi non ho notato grandi differenze, ho avuto una giornata normale, classica come le altre, però vedrò i prossimi giorni di spostarmi un po' da qualche parte. Vabbè, tu hai il lago lì vicino, no? Sì. Bello, ecco, Lago Valentino e più. Gerardo. Dato anche il Ciao. parco del giardino Sigurtà, siamo andati già un po' a vedere un po' la situazione. Questi giorni era ancora deserto, perché comunque gli altri giorni il parco era aperto, ma non c'era ancora possibilità più di tanto di spostarsi. Beh, tuttora non c'è possibilità di spostarsi tra le regioni, quindi il parco è aperto, ma di una bellezza esagerata proprio per la poca gente che ancora c'è. Beh, sì, il Sigurtà, se parli di quello, sì, bello. Gardaland sarà dura, infatti veramente non so come gestiranno la cosa, cioè lo Beh. so, ma la vedo difficile come realizzazione. Bene, allora, io lancio questa sfida, ragazzi, sfida. Che dici, Simone? Per ogni follower su Twitch, cosa diamo? Diamo un fumetto. Tra l'altro, di cui autore Simone, qui accanto a noi, e, il fumetto What If? Faccio sempre fatica a dirlo, What If? E What if? niente, per tutti i nuovi follower su Twitch, quindi followate Twitch, e a chiunque daremo il primo capitolo del fumetto. Poi tutti gli Esatto. altri, quelli cartacei, potranno ritirarli in fiera alla prossima occasione che avranno di incontrarci, perché ci saranno delle prossime occasioni. Vero, Sì, Simone? assolutamente sì. Motif è carino perché è una miniserie di quattro numeri. Il primo numero lo regaliamo durante le dirette, durante le live sui vari canali social, e infatti il primo numero lo regaliamo in formato digitale. Il secondo, il terzo e il quarto invece gli daremo il regalo proprio durante i vari giochi che faremo durante gli eventi dal vivo, e lo diamo cartaceo o fisico. E non preoccupatevi che tutti gli episodi sono autoconclusivi, cioè iniziano e finiscono, nonostante tutto sono collegati tra loro narrativamente, ma ogni episodio lo potete leggere anche nell'ordine mescolato, prima il 3, poi il 2, poi il 4, poi l'1, e funziona sempre comunque. Cioè, quindi in breve, se vi piace, bene, prendete anche gli altri. Se non vi piace, la storia è finita lì, almeno quel capitolo lì. Ma ciancio alle balle, io presenterei il nostro ospite di stasera. Chi è? Assolutamente sì, eccolo qua, è Francesco Barbieri, eccolo qua. Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Senza cappello! Senza cappello, perché dovete Esatto. sapere che a tutte le fiere non c'è una volta che io non l'abbia beccato col cappellino, cioè proprio che è una cosa che lo tira via dal mondo, perché in realtà poi alza lo sguardo e dice: Ah, ma sei tu, ciao! Sì, no, è il mio paraocchi, diciamo, quello, così mi concentro e mi distrago un po' meno. Dicevamo prima che in fiera la parte più conosciuta degli autori non è il volto, ma è questa. Esatto, e io allora guarda, l'ho portata, è qua, guarda, ecco, la gente mi. Perché se no, infatti facevo un attimo fatica a riconoscerlo senza, ma lui Esatto. non si ricorderà forse di me, ma in realtà ci incontriamo praticamente No, a no, tutte no, le... no. Sì, No, mi hai mi ricordo. riconosciuta? Certo, no, no, certo. Ok, Ma infatti perfetto. oggi Simone, quando abbiamo fatto una prova tecnica di trasmissione con Simone, fa non so se la conosci, però no, ci vediamo a tutte le fiere, quindi. Praticamente, la stalker personale di Esatto. Francesco. Io mi Allora, ritiro un po' in regia, ogni tanto poi verrò a disturbarvi. quando meno ce Non lo disturbi mai. aspettiamo. Bene, e a proposito di fiere, parliamo stasera dell'Artist Alley, che è la zona dedicata all'incontro tra autori e
disegnatori Sì, principalmente ok. e i fan essenzialmente. Esatto. Francesco è un autore molto importante di fatto, cioè, ricordiamo, cioè, Oddio. tra Disney e Warner Bros. Cioè, sono due colossi che ti stringono, ma ci sono ovviamente anche Beh, diciamo che in fiera sono i personaggi, quelli più conosciuti, sono quelli che vengono poi principalmente richiesti dai collezionisti. Però, come prima è capitato di dirci, io collaboro anche in altre situazioni, tra cui il mondo dell'animazione, e spesso mi è capitato di fare character design, cioè lo studio di quelli che sono i personaggi che poi reciteranno nei cartoni animati. E allora una cosa simpatica che... Cioè, simpatica, è una cosa che è saltata fuori in fiera, e appunto io ero venuto proponendo anche materiale già pronto, realizzato in precedenza, però le persone hanno cominciato a richiedermi il proprio animale domestico, quindi dal cane al gatto. Il gatto diciamo che è quello che vince di più, però da bravo disegnatore jukebox in fiera ci Quindi si vere e proprie adatta. commissioni in Esatto. fiera, giusto? Esatto. E così. Quindi la commissione più richiesta. Ah, oddio, non saprei cosa dirti. Diciamo che i classici, cioè su personaggi conosciuti, direi che io, essendomi orientato sul mondo dell'universo Disney o Warner Bros., che sono quelli con cui ho collaborato o collaboro, e i classici cartoni animati della Disney sono quelli che funzionano un po' di più. Forse è un po' come le intendo io, un po' un'operazione nostalgia, no? Nel senso che tu sei affezionata a quel cartone animato, allora quando vedi, ecco qua, tanto state vedendo degli esempi di cose Esatto. che realizza. Ecco, questo è un esempio di quello che dicevo prima sui gatti. Uno arriva con la foto del mi fai il mio gatto e si No, fa anche l'interpretazione. quello. Diciamo. Ah, e questi sono gli albi proprio No, questi dedicati. sono gli albi, esatto, sono dedicati perché una cosa simpatica è questa, che vabbè, adesso a parte quello degli animali, quello degli animali generici, gli altri sono albi che ho realizzato appositamente perché alcuni organizzatori, vedendomi in fiera realizzare appunto anche queste cose, mi hanno invitato ai loro eventi, che sono tipo manifestazioni feline, piuttosto che quello sui draghi. Non c'è stata una fiera dei draghi, no, però mi hanno invitato alla festa dell'unicorno, che è a tema fantasy. Allora io, prevalentemente avendo topi e papere e conigli, ho realizzato, ho confezionato proprio un albetto apposta da poter portare poi per avere qualcosa di inerente alla manifestazione. Quindi quando sono andato alla Fiera dei Cani avevo il libretto dei cani, i gatti, così. E la cosa Bellissimo. simpatica è che questa mi ha lasciato un po' perplesso, che una signora mi ha detto: fa, ma lei va solo alle fiere di gatti, perché era una manifestazione felina. Allora gli ho spiegato: no, guardi, generalmente partecipo a eventi fieristici, questa è stata l'occasione, gli ho spiegato, mi ha guardato un po', fa, non viene alle fiere dei conigli? Quindi ho imparato che c'è anche la fiera dei conigli, che prima o poi parteciperò. Magari sei stato anche a Allora. Verona alla mostra dei gatti più belli del mondo, si chiama proprio così. Ah, sì, no, ma ce ne sono diverse. Adesso quella a cui ho partecipato io era l'Expo Felina di Lucca, era organizzata nel polo fieristico di Lucca Comics e del polo fieristico di Lucca, e l'organizzazione sono sempre quelli di Lucca Crea, che sono quelli che fanno Lucca Comics in pratica. E così. Stasera praticamente abbiamo scoperto che non solo sei alle fiere dei fumetti, ma pure alle fiere degli animali. Di cani, no, mi è capitato poche volte, però diciamo un po' come il prezzemolo, giro. No, perché, come dicevo prima, adesso poi, al di là di quelle che sono le fiere qua da noi, adesso ho cominciato a girare anche un po' di fiere all'estero. Spesso ho la fortuna che mi invitino, e quindi diciamo che colgo l'occasione per fare appunto anche una micro vacanza, mettiamola così. Però è interessante perché appunto
il fatto di partecipare alle fiere del fumetto è comunque una buona vetrina, perché comunque ho avuto la fortuna di intraprendere poi collaborazioni con situazioni che magari si spostano anche un po' dal fumetto. E è un'occasione per fare un po' di mercatino, perché tutti gli autori presenti comunque portano i propri originali o, come dicevamo prima, si prestano a realizzare illustrazioni su richiesta. Però quello che diverte a me è un po', io la chiamo la mia ora di pongo, nel senso che è anche un modo per tornare a disegnare come purtroppo adesso non riesco più tanto a fare, cioè, o meglio, io comunque disegno sempre su carta per quanto riguarda matita e china, però la colorazione, quando devo anche occuparmi della parte della colorazione, in questo caso bisogna lavorare a computer, quello Quindi le fiere sono per non... l'occasione, per rispolverare. Esatto, no, è divertente perché comunque al di là di colorare nella maniera che a me magari piace un po' di più, quella appunto, l'idea di sporcarmi anche le mani mi piace, no, colorare a mano mi piace molto, però diciamo che adesso è quasi completamente concentrato al discorso fieristico o quello che può portare un'eventuale richiesta o una commissione al di là della fiera, però sempre gente conosciuta in ambito fieristico. Ecco, vedo che adesso c'è un'immagine di Anacleto, direi che come personaggio tra Anacleto e il cappellaio matto sono quelli che più mi hanno chiesto di disegnare. Quello è. Adesso Anacleto, per queste forza. immagini che stanno scorrendo sono poi illustrazioni che ho fatto durante manifestazioni, e quindi abbiamo solo le foto, non ce le ho più quasi Si fisicamente. vendono proprio come niente. Ma dimmi un po', che differenza hai notato in queste fiere estere a cui ti stai approcciando adesso, ultimamente, rispetto a quelle italiane? Beh, diciamo che allora la lingua, no, direi, no, diciamo che entra anche in gioco una componente di, non so come dire, sei un po' l'elemento esotico, no? Quindi magari c'è un pochettino più di attenzione, perché magari dicono quel disegnatore che arriva da lontano, lo vedo adesso, chissà quando lo rivedo. È un po' quello che succede qua a noi in Italia, quando uno mi vede presente a varie fiere, giustamente dedica l'attenzione o il tempo per andare a seguire un altro disegnatore, perché tanto a me sa che poi mi rivedrà all'altra fiera. E stessa cosa succede un pochettino all'estero. E poi devo essere sincero, senza peccare di presunzione, ci sono alcuni posti dove magari il livello non è altissimo. È questo adesso non, nel senso, dipende sempre dal tipo di fiera, però ci sono alcune fiere, Capito. specialmente in Germania, che hanno, diciamo, un tipo di disegno un po' diverso da quello che propongo io, quindi questo fa un po' gioco. Poi, ripeto, è sempre la fortuna di incontrare, per quello che proponiamo noi, è la fortuna di non puoi sapere chi passa e quando passa. Magari vai a una fiera super blasonata, però non c'è interesse per quello che tu proponi, poi magari alla fiera sperduta trovi la persona che è interessata. Quindi la mia idea è quella di comunque presentarsi pronti. Infatti io, al di là di quello che è i disegni che realizzo in fiera, ho già del materiale pronto da portare, Certo. così, ma più che altro perché quello che proponiamo è un bene di consumo emotivo, no? Quindi, cioè, se tu vedi il personaggio già fatto e dici, cavolo, quello mi piace, e allora ci pensi. Se invece devi chiedermelo, magari
ci pensi due volte e poi non lo fai fare, invece lo vedi lì, in un modo anche per fregare. È vero, è una tecnica, perché effettivamente è sempre un problema da parte dei committenti, no? Chiedere, cioè immaginarsi il prodotto finito, infatti c'è sempre quest'ansia quando si deve chiedere una commissione, che dici, oddio, ma almeno sì, lo sketch lo vogliono vedere, giusto per avere quella... Sì, no. Anche perché poi dopo c'è anche da dire questo, che ci sono fiere tipo Lucca Comics che magari hai così tante persone e fai fatica a riuscire ad accontentare tutti. Quindi avendo già qualcosa di pronto può far gioco, ecco. Poi dopo... Oh, guardiamo qualche commento, ecco qua ci salutano, ecco Paolo dice che probabilmente ti ha visto a Vinci, una delle varie fiere. Okay. E Lia ti chiede, cosa ti ha spinto a intraprendere questa carriera, quando hai cominciato? Classica domanda forse. Ah beh, diciamo che io ero indeciso quando dovevo scegliere che tipo di indirizzo seguire, ero indeciso se andare a conservatorio perché suonavo anche, oppure se disegnare. Poi ho visto che al liceo artistico c'erano meno materie culturali, allora ho detto allora vado bene lì. No, in realtà è stata una cosa abbastanza naturale, nel senso che io ho cominciato ad avere le prime collaborazioni con degli studi pubblicitari quando ancora andavo a scuola, quindi diciamo hanno cominciato ad arrivare i primi riconoscimenti economici, che non fanno male, ma anche quelli, vedere quello che tu realizzavi stampato, anche se si trattava della pubblicità, dell'illustrazione per il CD, piuttosto che la pubblicità che poi sarebbe passata in televisione, o che, però diciamo che a livello di, com'è che si dice, a livello di ego ha giocato molto questa cosa qua. Poi ho continuato, poi io ho avuto la fortuna di avere vari indirizzi, quindi al di là di quello che ho fatto per l'editoria del fumetto o dell'illustrazione per bambini, ho fatto e sto facendo anche cose in altre direzioni, quindi dal cartone animato al videogioco, alle illustrazioni per le stampe dell'abbigliamento, alla pubblicità, quindi è stata un... mi ci sono trovato un po' in mezzo e mi sono divertito e mi diverto ancora. Poi dopo, diciamo che ecco un altro aspetto per allacciarci al discorso delle fiere, che è questo che principalmente vedeva il mio coinvolgimento, c'è anche da dire questo, che quando vai a una fiera o comunque realizzi una commissione per il committente è sempre molto più elastico rispetto a un editore che ti fa un po' di pressioni perché ci sono delle scadenze da rispettare, anzi il committente ti dice no, se hai bisogno di più tempo però falla bene, quindi è un approccio un po' diverso. Quindi dai, preferisci le commissioni? No, diciamo che se ci sono... Esatto. Beh, ragazzi, se avete domande abbiamo qui Francesco a porta per voi, cioè nel senso approfittatene, visto che comunque adesso le fiere, ahimè, sono... Adesso sono... Siamo un po' fermi, diciamo, e poi vediamo quando si riprenderà. Oh, ciao Simone! Oggi abbiamo fatto un paio di prove, Francesco mi ha portato a fare un tour del suo studio. Dove, come tu lavori, un po' tutti i passaggi che fai, eccetera. Riferiti a lui. Perché come ti dicevo oggi, allora prendo un attimo il telefono, stacco e poi aspetta, oggi ci ero riuscito, vediamo, giro la camera che è flip, ok, ce la posso fare, okay, ho girato, esatto, allora no, io ho il mio studio, ce l'ho qui sui mansarde, adesso non c'è una gran luce, però ho vari tavoli dove, ad esempio in questo tavolo qua, è il tavolo, aspetta che sposto che c'è un po' di confusione, è il tavolo dove realizzo le commissioni, quelle più grandi, adesso qua c'ho una commissione un po' grandina
e ne ho diverse da fare di queste dimensioni. Però poi, come dicevo oggi, qui c'ho uno dei rappresentanti del mio studio, perché c'ho cane e gatto che mi fanno compagnia. No, Beh, non allora, sei come dicevo, solo. sì, esatto, sono in buona compagnia. Allora, questo qui è il tavolo delle matite, lo chiamo, perché qua realizzo è il tavolo dove realizzo appunto gli studi delle tavole a fumetti, dagli studi dei personaggi, poi lavoro anche per la scolastica o per l'animazione, e quindi questo è il posto dove, diciamo, dove realizzo le matite. Poi dopo ho questo tavolo qua, dove invece ho un tavolo luminoso molto artigianale, appunto, dove una volta che ho realizzato i miei disegni a matita, vengono poi dopo passati a china. Adesso questo qui Quello sì che è un tavolo luminoso, bello è. grande, non come quello Sì, no, ma è una roba molto, molto artigianale. Poi dopo c'ho il tavolo del colore. Questo qui faccio in genere le basi wow. vabbè, qua ho un po' di colori sparsi, e questo qui sarebbe il computer ufficiale. Poi dopo, No, ma ragazzi, per quando devo fare le colorazioni, poi questo è dopo, niente. veramente il Quindi, sogno di ogni fumettista, di ogni no. disegnatore, avere una scrivania per ogni cosa, cioè. No, esatto, ma la fortuna è appunto quella di. Cosa faccio? Torno io? Qua, rigiro, eh. No, la fortuna, aspetta, condivido, ok. La fortuna è appunto quella di poter lasciare tutto quanto nel mio caos organizzato. Scusa che rimetto nel piedistallo, ecco qua. Eccoci, dopo questo tour emozionante. No, è quello che dico sempre io, bisognerebbe avere una scrivania per ogni cosa, così non devi tirare fuori ogni volta la tavoletta grafica, devi raccontarla e tutto quanto. E hai la zona china, hai la zona acquerello, hai la zona matita, bellissimo. Abbiamo anche No, no, sbirciato infatti il progetto. per questo mi ritengo fortunato, perché ho, diciamo, lo spazio che mi serve e posso, no, poi la cosa veramente bella è che, anche se lascio in confusione, devo prendere qualche accorgimento, perché c'ho il gatto che a volte va in giro e non vorrei C'è che sulla mi facesse tastiera dei mentre disastri. lavora. Esatto, allora diciamo che devo giusto stare attento a quello, però tendenzialmente ho il mio caos organizzato. Qua qualcuno dice Bazza e Francesco separati alla nascita. Lui c'ha il pizzo. Dobbiamo fare il raduno io, Francesco il Grezza, Diego È Caielli. vero, il Grezza, uguale, vero. Bravo. Paolo invece spera di rivederti in fiera al più Ah, presto, ormai si ok. tornerà a settembre probabilmente. Ma secondo me anche un po' dopo, sono sincero, però speriamo di rivederci tutti prima. Il Io lavoro non adesso ti ti dico. manca comunque, nonostante le fiere, anzi ti sei preso una pausetta perché comunque tante fiere No, sai fai. che allora, beh, diciamo che il fatto di non aver potuto partecipare dispiace un po' a tutti, però capiamo il momento. Devo dire che questo momento di pausa forzata, che poi forzata a me sinceramente non è cambiato nulla, perché a parte non poter andare in giro per fiere, io comunque sono sempre chiuso in casa a disegnare, al massimo quando c'è delle belle giornate sono fuori in giardino, però comunque sono sempre a casa, quindi non ho sentito questa grossa differenza, mettiamola così. Non l'hai E però sofferta. c'è da dire che molti eventi fieristici che avrei dovuto avere adesso, perché sarei dovuto, tra l'altro, il prossimo weekend andare in Svizzera, poi ci sarebbe stata una fiera in Germania, ce ne sarebbe stata una in Lussemburgo. Alcune le hanno proprio rimandate, quelle che hanno spostate le hanno già spostate ad ottobre, quindi io adesso non so se realmente si faranno o meno. Un'altra che è stata spostata a ottobre è quella di Milano, Cartoonix. Vediamo se realmente si farà e in che termini, però Il punto è che sono vediamo. state veramente quelle spostate, sono state spostate tutte a ridosso di Luca in realtà, quindi ci saranno quei mesi di ottobre, settembre, novembre che saranno affollatissime di fiere in tutta Italia, cioè come si fa?
Sempre se si faranno, perché io so che ho sentito che Luca a metà giugno prenderà una decisione appunto sulla possibile realizzazione dell'evento. Quindi incrociamo le dita e vediamo. Aspettiamo. Perché lì sì, siamo all'aperto, ma mascherine, entrare nei padiglioni già non si entrava prima, quindi. Eh sì, ma io penso che al di là di aperto o non aperto, boh, vediamo, ho sentito oggi che tutti i concerti sono stati spostati al 2021, quindi non lo so cosa ci aspetta, vediamo un po'. Insomma. Ecco, una cosa che ho imparato nel tempo è che c'è in America, hanno fatto uno studio che si chiama, perché a me capitava a volte. Finita una fiera, io l'associavo al fatto di magari essere stanco, essermi caricato troppo e dopo la fiera avere un po' un crollo fisico. Invece un mio caro amico mi ha detto che ha sentito di uno studio che hanno fatto in America e l'hanno chiamata, si chiama Conflu, cioè con da conference e flu sarebbe l'influenza, perché per quanto ci riguarda, essendo seduti al tavolo, abbiamo il problema che le persone che sono di fronte a noi, parlando così, se hanno qualcosa, facilmente ce lo trasmettono. Quindi presumo che quest'anno mascherina avremo, obbligo o meno, comunque saremo belli protetti. Basta che la mettiate bene la mascherina, perché c'è vedo certe sì, cose che sì, no, no. cioè, Saremo bravissimi. bravissimi, Ma lo bravissimi. so. Proprio a salutarci, ciao ragazzi, Francesco sei bravissimo, ti dice Mirko. Ah, grazie. Dopo tutta gente che oggi avevo dovrò riconoscergli qualcosa. E mia mamma non ha scritto, mia mamma. No, scherzo, non lo sapeva neanche, se no. Io per osmosi ho preso anche grande Diletta vicino a grande Francesco, perché appunto Siamo sono stata. tutti grandi. Allora ci vuole un grande Simone, nessuno che lo scrive. Dai, Simone, coinvolgi Simone Stefania, digli che ti scriva qualcosa. No, tra l'altro adesso io stavo un po' spulciando i vari file, le varie cose che Francesco ha fatto e ho trovato una cosa che era una compilation che da giovane avevo ascoltato tantissime volte, la copertina mi era piaciuta tantissimo e solo adesso ho scoperto che l'ha realizzata lui, che è Ah, questo. quella di Celentano, no? Wow. Esatto, sì. Oh, no! Ah, sì, Magari c'è il avevo. Costantino Francesco anche dietro Adrian, di la verità. No, lì non mi hanno coinvolto, se no da bravo jukebox sarei andato. No, sì, quello lì era un. Avevo fatto. Ah, ma ormai una vita fa, era una serie di brani suoi di Celentano remixati. Io avevo realizzato, al di là della copertina, all'interno c'è il libretto, è un fumetto dove Fumetto si fighissimo esaltano. Si esaltano. c'è scritto un Come? Il fumetto fumetto? fighissimo, eh? Un fumetto fighissimo. Sì, che tra l'altro scritto da Davide Catenacci, che è il caporedattore della Disney. Alla fine si sono ricongiunte le strade, no? Quello era dove sì, c'era un racconto dove lui era il supereroe. Non so se si può dire, quando avevo fatto le bozze iniziali, gli avevo messo meno capelli e me li avevo fatti aggiungere. Questo se non so se potevo dirlo. No, beh, è incredibile comunque come sia sempre riconoscibile Celentano, cioè c'ha proprio quei quattro tratti caratteristici, un po' come Mr. Bean, no? Che c'ha gli occhi a palla giganti, il naso Sì, Celentano, c'ha sì, sì. proprio beccati i tratti. Tra l'altro Celentano ha sempre avuto un percorso molto legato al mondo del fumetto, anche con Sì, Mina, quindi disegnato anche esatto. da Cassano in versione Paperi, eccetera. Esatto. Sì, Ecco, che qua poi ci tra l'altro ho vorrebbe Edo visto. Colombo che fa imitazione di Celentano, però non può, mannaggia, eccolo lì.
Cosa stavi dicendo, Francesco? No, no, stavo guardando, stavo cercando di ricordarmi che anni erano, ma non ce la posso fare. Cioè, sarà stato, penso di averlo realizzato verso 95, 96, in quegli anni lì, quindi è una vita fa. Vabbè, ma quel tipo di copertina effettivamente era abbastanza datata. 1995. 95, vedi, ci ho preso, c'ho ancora buona memoria. No, bene. Ah, domandona. Sì. Allora, considerando che comunque le varie fiere di comics hanno sia la zona di Artist Alley, quindi degli autori, ma ci sono anche vari stand, quindi comunque di gadget e di vario tipo. Una fiera eventuale in cui ci fossero soltanto cioè, soltanto la zona autori che si incontrano con i fan e quindi per commissioni o comunque anche con case editrici eventuali. Esiste? Ne hai mai fatte? Cosa ne pensi? Ah, no, beh, per esistere ne esistono. E sono stato, prima ne parlavo con Simone, mi è venuto in mente, sono stato all'Art Bubble in Danimarca, che è una fiera di questo tipo, e ci sono solo autori e qualcosa a livello di editori, anche a Danden in Belgio ho partecipato a una fiera così, quindi per esserci ci sono. L'unica cosa, il fatto che possano funzionare è un po' sempre un punto di domanda, nel senso che dove sono stato, dove ho partecipato, erano magari c'era un tipo di pubblico un pochettino più educato, diciamo. Io vedo che le fiere in Italia hanno purtroppo adesso ci sono molte fiere che di fumetto hanno veramente poco, però diciamo che tutto alla fine rientra nel calderone, però c'è qualche evento fieristico che di fatto non ha presenti editori, poco o niente come disegnatori, quindi dirti se può funzionare o meno una fiera solo disegnatori, per me potrebbe funzionare. Però bisogna vedere, se, il problema è sempre quello di vedere se, no, ma al di là del pubblico anche il tipo di evento che c'è dopo poco, perché se tu una fiera la fai di questo tipo, la fai vicino a un evento grosso, uno di quegli eventi che ci può essere durante l'anno, magari il collezionista preferisce andare dove sa che ci sono anche altre cose al di là del disegnatore. Però ad esempio in Italia so che la fiera di Como è soltanto con grossi nomi e solo disegnatori, quindi per esserci già c'è. Sarei dovuto andare a una fiera a Tortona, volevano organizzare quest'anno, si chiama il gruppo T-Ink, era la fiera, che però hanno rimandato all'anno prossimo. È una fiera che fanno all'interno di un museo e ci saranno solo autori. Poi ho avuto modo di parlare anche con amici comuni, non so se si può dire, l'idea poteva avvicinarsi. Adesso non rimettete la scritta spoiler, attenzione spoiler. Alerta spoiler, quindi comunque magari. Esatto. Magari bravo Simone. Hanno bisogno anche della parte di intrattenimento, perché appunto le fiere in Italia cercano magari di prendere più tipologie di visitatori, quindi chi magari va per la parte gadget, chi per gli autori, e riescono un attimo a sommarsi in questo modo. Però effettivamente sì, no, quello indubbiamente. Io una cosa che poi sarò un po' di parte, non lo so, è una cosa che mi è stata detta anche un po' parlando con qualche organizzatore, alla fine, ma anche parlando con degli amici che hanno negozi e vendono gadget, che mi hanno detto: a quella fiera non ci vado perché ci sono altre quattro persone che vendono quelle stesse cose che vendo io. Invece quando c'hai un disegnatore, indubbiamente magari metti un autore che fa lo stesso personaggio di un altro, però ognuno lo disegna
di un altro, inteso di un altro autore, mi sto impappinando, però di un altro, abbiamo un capito. disegnatore che disegna lo stesso personaggio per la stessa testata, però ognuno lo disegna col proprio stile, quindi comunque c'è un po' di C'è quella differenza in questo. ricchezza in più che Sì, giustamente esatto. i prodotti non può dare. Esatto, no, beh, quindi secondo me le cose stanno bene uguali, il problema è, cioè stanno possono vivere tranquillamente assieme, il problema è che adesso ci sono varie fiere che di fumetto hanno molto poco. A me è capitato di partecipare anche a degli eventi dove erano gadget, magliette, tazze, prodotti alimentari e c'era uno che vendeva fumetti usati. Ecco, questo mi è capitato anche questo tipo di manifestazione. Ma lì è, diciamo che molti partono organizzando fiere, quindi in mezzo ci sono quelle che vengono bene e quelle un po' meno. Adesso poi devo Una stare attento a domanda. come. Cosa? No, dico, devo stare attento a non sbilanciarmi troppo, che non vorrei magari che. Siamo tra amici, Esatto, guarda, tra amici. che qualcuno si riconosca e poi dopo mi aspetta sotto casa. No, io stavo per farti una domanda un po' scomoda, cioè scomoda, è un po' più triste che scomoda in realtà, che ti è mai capitato di trovare un tuo disegno? Magari su dei gadget, su dei quadretti, di qualche stand, ma che non sono stati autorizzati di fatto. Oddio, se è successo non lo so, non credo. Una Mi cosa sembra che però ho lavorare, visto, esatto, no, ma infatti per me le fiere, per fortuna che ci sono i social, alla fine la fiera la vedo dopo nelle foto di chi ha partecipato. Infatti molto spesso mi capita, ah ma c'era anche lui, ah c'era anche questo. Quindi no, no, quando arrivo a testa bassa, e via, per quello il cappellino, così è il mio paraocchi. No, mi è capito, allora. Questo non mi è ancora capitato, però una cosa che ho visto che su eBay è uscita tempo fa, non so se sia ancora in circolazione, visto che io ho una firma molto semplice, io firmo in stampatello, e sono uscite delle cose non disegnate da me, ma firmate col mio nome. Poi magari si chiamava Francesco Barbieri, anche chi l'ha fatto, però. Sono sincero, se l'ha fatto copiando me, io la prendo sportivamente e anzi, delle due mi ha fatto piacere perché secondo me ha sbagliato, poteva mirare un po' più in alto, però cioè, lo prendo come un, come si dice, strano da dire, però mi ha fatto piacere sostanzialmente perché se c'è chi ha cercato di, ecco, una cosa che posso dire, io non ho inventato assolutamente nulla, però in fiera ho qualche escamotage per realizzare cose velocemente, che però si sì, erano anche piacevoli da vedere, e ho riscontrato amici e colleghi che si sono, diciamo, ispirati a questa cosa che faccio, però ecco, a me fa piacere perché vuol dire che vuol dire che è piaciuta e quindi poi è logico Ragazzi, che ognuno. una cosa che adoro di Francesco è la sua modestia, cioè nonostante No, sia grandissimo, cioè lui è proprio umile e grandissimo, modesto, io no, no, grandissimo no, anagraficamente. non è vero, non è vero, non è vero. Chi ti ha visto disegnare, chi ti ha, cioè, nel senso, basta in realtà vedere un cappellino in fiera passato è lui, sappiate. Adesso non l'ha messo solo per non, cioè per depistarci, però in realtà Perché qua sono tranquillo, no, ma il cappellino ha una duplice valenza. Primo, che in realtà sono pieno di cappelli sparsi in giro, e al di là del paraocchi, in realtà è che molto spesso, anche se vengo in fiera a disegnare ed è una cosa che so fare, però mi capita di imbarazzarmi quando c'è qualcuno che mi guarda e quando mi imbarazzo comincio a sudare. Allora, visto che non è bello vedere la testa pralinata, allora metto il cappellino e ho tagliato, diciamo che ho la duplice. Intanto salutiamo certo. Lorenzo, Anche il tuo grande di collega, freccia. ecco,
qui. Ho messo il tuo commento apposta perché poi, spulciando tra tutte le cose di Francesco, infatti ho trovato anche questo legandoci a Lorenzo De Pretto. Allora, ecco qua uno dei tanti lavori che ha fatto, che Francesco ha lavorato anche sulle tavole di Prezzemolo. Sì. Sì. Ho fatto solo una storia, uno o due storie, adesso non ricordo, perché dopo poi purtroppo non hanno più proseguito col progetto, però diciamo che posso nel mio biglietto da visita mettere anche la collaborazione con Lorenzo e su Prezzemolo. Sì. Esatto, tra l'altro anche tutti i fumetti di Prezzemolo e adesso li stanno ripubblicando completamente sul sito di Gardaland, quindi io li ho ancora originali cartacei e ne vado molto fiero e ne sono abbastanza legato, però appunto per chi non li ha letti ai tempi adesso è bello perché ogni settimana vengono ripubblicati e scaricabili gratuitamente. Io ho una curiosità molto ignorante riguardo a Prezzemolo. Cioè, allora, scusate, io sono una che ha conosciuto Prezzemolo in realtà attraverso i cartoni animati, no? La pizza con le fragole è proprio deliziosa e più la carica ti dà, no? E quindi mi chiedevo, ma è Gardaland che ha commissionato Prezzemolo o prima è nato Prezzemolo? E poi il cartone No, animato, il io fumetto. non vorrei sbagliare, ma penso che il parco abbia indetto un concorso, che poi ha vinto Lorenzo, sulla realizzazione della mascotte. Penso che avessero dato già il tema del drago e il nome. Poi dopo hanno scelto il soggetto che gli è piaciuto di più, che è appunto quello di Lorenzo. Non vorrei sbagliare, penso che sia così. Se non sbaglio, beh, Prezzemolo, questo dato di fatto esisteva già prima e Ah, aveva ok. avuto il collo molto lungo, era molto simile a Elliot, il drago invisibile, quello originale. Ah, Era ok. motivato anche dal fatto che quella forma del drago era simile alla forma del lago di Garda, eccetera. E Ah, poi ok. a un certo punto si era deciso di fare un restyling del personaggio, e bene o male. Anche a me risulta che, come ha detto Francesco, poi è andata così, è stato fatto un concorso per il restyling, è stato creato il fumetto, un po' tutta la parte di gadgettistica, tra l'altro Lorenzo, se non sbaglio, cura ancora la parte di gadgettistica dei Sì. disegni, dei personaggi, eccetera, e poi è stato fatto il cartone animato successivamente, che anche lì, se non mi sbaglio, è stato realizzato da Studio Rainbow, lo stesso delle Witch. Ah, delle Wings. Sì. E delle Wings, sì, scusami. Vedi, E fai. poi il fumetto e tutto il resto, quindi. Sì. Che trama, però, se ci penso. Per esempio, ah. Il nostro Six, Valentino Campara, tra l'altro, dice: non gli chiedo niente perché lo stalkerò ogni volta. E anche per il Six, per il nostro Valentino, ho trovato tra le varie cose di Francesco un'altra cosa che non sapevo fosse disegnata da lui. In realtà sto scoprendo che nella mia libreria e nelle mie collezioni c'è un sacco di roba disegnata da lui. Ho paura adesso. Questo Che lo cosa? dedichiamo a me, perché Ah, non sono sì. parte tecnico qui. Ma hai Ah, fatto un sì, no, beh, adesso al di là del fumetto ho lavorato, collaboro e ho lavorato per l'editoria. Adesso questa era una collana della Megro Hill, tra l'altro di mezzo c'era anche l'amico comune Andrea Plazzi. Io lo disegnavo per l'appunto. No, adesso non mi ricordo il nome dell'agenzia, però all'interno c'era anche la Punto Zero, che era la casa editrice di Andrea. Tra l'altro, con Andrea avevo fatto un fumetto su Godzilla contro Gamera o qualcosa del genere. Era un volume scritto da Romagnoli e io avevo curato la parte grafica, con i fumetti, illustrazioni dei vari mostri. E quindi nell'occasione appunto di questi libri per la Megro Hill ho conosciuto Andrea, cioè o meglio Andrea poi lo conoscevo già perché orbitavamo all'interno della Marvel Italia quando aprì la sede a Bologna e noi ci eravamo conosciuti appunto lì dentro, poi c'è stato modo di collaborare anche.
Comunque Lorenzo ci conferma, Simone ha detto giusto, però Francesco dice disegna una marea di personaggi, cioè, non c'è solo Disney e Warner, cioè, ce ne sono una marea. E a proposito di, ecco, di domande, leggerei la domanda di Giulia, che sì, ci chiede, una domanda bella lunga. Non ho studiato, quindi... a pelle, rispondiamo a pelle. No, lei si chiede se, cioè, riguardo al fatto di alcuni colleghi che magari durante gli eventi per avere l'autografo o il disegno con l'autografo bisogna prima comprare il volumetto, l'albo realizzato, cioè riguardo all'autografo. Cosa ne pensi? Ma oddio, a me non è mai capitato, nel senso io non lo faccio, ma perché io partecipo alle fiere come disegnatore slegato da editori o non vengo, cioè lo spazio delle Art Alley nascono appunto come spazi per gli autori per vendere i propri elaborati e non possono essere pubblicazioni stampate, se non delle stampe, ma tipo fumetti o quant'altro, noi di Art Alley non, cioè come regola non potremmo proprio farla, poi c'è da dire che c'è chi lo fa o meno. Una cosa che ti posso dire è che girando anche un po' per le fiere all'estero, poi specialmente, vabbè, il mercato americano, si fanno pagare la fotografia, l'autografo e quant'altro, quindi da noi diciamo che abbiamo una cultura più, se incontri il tal personaggio facciamoci un selfie, ma proprio io ho partecipato a fiere dove c'è la gente in fila che paga anche fior di quattrini per fare la fotografia assieme all'attore o al disegnatore o quant'altro. Quindi... Io penso che comunque forse se, come la sto interpretando io, cioè nel senso, se io ho un tuo disegno, magari Francesco, vengo da te e ti chiedo, ti prego un autografo, cioè ho già magari un poster, piuttosto che dire... Questo... Sì, no, questo ci... ho capito bene come il discorso. Una cosa che ti posso... A me è capitato... E conosco anche collezionisti che girano per le fiere sapendo che c'è il tal disegnatore con pile di volumi da farsi autografare. Allora, finché si tratta di una firma, ci può anche stare, però quando cominciano a essere tante, quindi immagino che il fatto di aver quantificato la firma sia legato a questo aspetto, poi non facendolo non posso essere d'aiuto, però se mi chiede cosa ne penso, ti posso dire che all'estero in molti lo fanno, ecco, quindi io invece sono un generoso e ti faccio uno schizzettino, che ti faccio anche un disegno, quindi se mi vedi in fiera passa che... Ecco, c'è anche Pagnotti. Ciao Alberto, che io tra l'altro ho assistito all'acquisto del disegno, ero lì, era Zio Paperone, questo Scrooge. Lo so, io so che l'ultima volta ci siamo visti ed era indeciso tra due disegni, però visto che lui è stato così carino che ha partecipato a una diretta che ha fatto mio figlio, volevo dirgli che questo alla prossima occasione ti aspetto, si vede? Oh! Ok Alberto? No, perché questo era il disegno che era indeciso su uno o sull'altro, hai capito? Allora sì. Così. Quindi non c'è stato ancora modo, chiedo scusa un attimo che sposto qua, ok, sono qua, ci sì, sono, sì. Scusate. Io ero presente a Modena e mi pare avesse preso Scrooge, cioè proprio il mio paperone che contava, se non ricordo male. No, invece questo qui era indeciso tra questo e un disegno di quello che poi ha preso, forse era della carica dei 101, però non ricordo. Che memoria. Vedi, non ho solo le dimensioni elefantiache, ma anche la memoria. Giulia ringrazia per la risposta. Leggo. Ma visto che ci avviciniamo alla conclusione dell'oretta, ma sì, che ne dici, Francesco? Riesci a farci un piccolo sketch? No, certo, ben volentieri. E voi, volentieri. Cioè, allora, cosa... No, all'opera.
Lo facciamo una cosa veloce come le cose che faccio. Aspetta che adesso recupero un foglio. Le Vai, vai, vai. Ecco, cose sì, che faccio in Scrooge è la fila. carica dei 101, esatto. Infatti mi Ah, ce l'avevo ricordavo bene. preso? Sì. Ah, Eppure allora vedi che ci ho preso. Oh, a no. Modena. Allora, adesso a Modena, sì, no, infatti ci siamo visti un paio di occasioni, però ecco, sul posto non me lo ricordavo, sono sincero. Troppo fiere, troppo fiere. Esatto, poi dopo sai, l'età avanza, quindi. Allora, adesso faccio come avevo fatto prima, che provo a spostare la... Com'è che si Switchare. dice così? Esatto, flip. C'ho scritto flip io, eh? Flip, flip, va Ok, benissimo. vabbè, ok. Allora, Ecco. adesso dimmi se ci siamo. Ecco, questo qui, così vi faccio Ora vedere anche. Allora, per il momento si vede solo un foglio sporco, giusto? No, io dicevo, uso in fiera uso questa carta qua, adesso non si vede molto bene, però è già una carta che è... No, è tipo una carta da fotocopia, questo è un 100 grammi, proprio molto... No, ma questi sono i disegni, gli sketch veloci che faccio in fiera, ma perché uso questa carta che ha un effetto tipo pergamena. Poi dopo io gli vado a dare un, come si dice, un disegno con una matita acquarellabile marrone e dopo gli do un effetto che sembra un po' un effetto vintage, diciamo. Non so se adesso comunque faccio piuttosto che parlare, faccio meglio a disegnare così avvicino la luce. Spero che si veda. Adesso vado. Allora, io generalmente parto il disegno, uso una matita arancione per fare la base, così posso creare i miei segni di costruzione. Già è Ok. chiaro di cosa stiamo parlando. Oh. Esatto. Così faccio. Non so se sono Francesco, inquadrato comunque. durante questa quarantena ti sei fatto Disney Plus? Che ormai lo chiediamo a tutti. Guarda, no, sono sincero, non l'ho fatto, ma perché io la televisione non riesco a vederla. E poi dopo ho tutti i DVD, quindi È sono. vera quella cosa che disegnare bisogna concentrarsi, quindi in realtà non mettere nulla di sottofondo se non musica molto tranquilla, perché sennò ci No, si. no, 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 la musica io anche bella, bella, bella potente, dipende sempre da cosa devi fare, però no, la musica è diciamo la colonna sonora fissa delle mie giornate e delle mie nottate, diciamo, quello sento Suggerisci sempre. qualche colonna sonora che ascolti allora. Cosa Ah, beh, ascolti? dipende, allora a me piace molto. Per dire, la notte principalmente ascolto, mi piace musica jazz, di giorno ascolto rock, quindi non lo so, varia un pochettino Allora, questa qui è la base, Francesco, occhio quindi che non ho, oppure se non voglio... ti si è ruotata Come? l'inquadratura. Ah, Mi si è spostata? Ah, si è cosa ho ruotata. fatto? Aspetta, eh. Si è ruotata l'inquadratura della. Ok. Va meglio così? Ho Sì. sbagliato? No, no, no. Un po' più in alto. Dimmi tu, perché non, infatti l'ho detto, ditemelo perché io non sto vedendo cosa sto riprendendo. Prova a spostare, così va bene? Un po' più in alto il foglio. Qua? Ok, perfetto. Ok. Capisco la difficoltà perché posizionare il telefono veramente non è facile. Cioè, di solito noi No. vediamo i classici speed painting dove sono tutti col foglio posizionato perfetto, che hanno tutte le mani libere. In realtà è complicato, ragazzi. C'è proprio un'attrezzatura che ti vai a montare per riuscire a registrare in maniera parallela il foglio. Chissà quanti mi stanno prendendo in giro per come dico foglio. Ogni volta che lo dico mi prendono perché non dico la GL. Adesso cominceranno a notarlo tutti, chi non l'ha notato, guarda un po'. Infatti io non l'avevo notato, adesso la prossima volta sarai. E non lo dirò più, allora. Allora, queste Dimmi. matite acquarellabili, che carine.
Quindi c'era il trucchetto proprio per fare la versione vintage. Mi chiedevo sempre, mamma mia, ma come fa a dare No, quel tocco? beh, vabbè, il foglio è già marmorizzato, però io dopo poi prendo questi qui che sono pastelli a cera acquarellabili e poi dopo gli vado a fare qualche sporcatura sul foglio, hai capito? E così questo è l'effetto finale. Adesso quando si asciugherà, ok? Però non hai paura, essendo un foglio così, così sottile, se ci va troppa acqua si asciuga in maniera brutta? No, 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 anzi, lo rende più bello, secondo me, come cosa. Adesso ti faccio vedere, qui ho degli esempi, te li metto qua sul foglio, però ho un po' di esempi di cose, come ti dicevo prima, se tu Tipo guardi sono tutti il porta sono sacre, tipo allora bisogna far si così sono ma la versione finita. si sono gonfiati, esatto, si sono gonfiati, però per dire, in questo caso qua era venuta tanta acqua, vedi come si è gonfiato il foglio, però cioè, dà l'idea del foglio lì da tanto tempo, hai capito? Quindi secondo me non ci sta male, insomma. E questo qui è poi l'effetto finale, ok? Ma io te lo devo chiedere però, Bugs Bunny o Daffy Duck? Ah, Daffy tutta la vita. No, ma Oh, proprio. Aspetta che torno dall'altra parte se ce la faccio qua. Ok. No, anche perché diciamo che per la Warner, quando facevano i fumetti qua in Italia, i disegnatori, per il giornalino eravamo io e un altro disegnatore, Giuseppe Ferrario, che tra l'altro lui ha collaborato proprio anche lui a Prezzemolo, ma proprio ha realizzato anche dei personaggi. E quando lavoravamo sui personaggi della Warner, diciamo che a lui erano stati assegnati alcuni personaggi, a me altri. Io avevo da Gatto Silvestro, avevo Bugs Bunny, però Bugs Bunny ce l'aveva anche Giuseppe. E Daffy Duck erano le storie che, diciamo, realizzavo più frequentemente. Poi avevo i Tom e Jerry e altri, i Titi Silvestro, così. Però Daffy era. E penso che tra tutti i personaggi che ho mosso è quello che mi è piaciuto di più, che mi piace di più come. Perché è il più umano in realtà, cioè è quello che è più vero alla fine, cioè lamentoso, fastidioso, è il più umano, ho sempre visto, è un po' come Paperino e Topolino, no? Paperino tutta la vita. Ah, sì, beh, certo. Siamo un po' tutti più affezionati ai personaggi meno fortunati, mettiamola così. Ma questi fumetti di che anno sono? Quello di Silvestro e Titti, per esempio, di prima. Ah, allora, beh, quello che hai visto di Silvestro e Titti, quella è una collana di libri che avevo fatto per la Mondadori. Gli anni, sinceramente, non me li ricordo, però penso che siano sui primo decennio del 2000, indicativamente. Questi qui invece sono fumetti che ho realizzato perché al di là delle pubblicazioni, allora funziona così, in Italia l'editore che acquistava, perché parlo al passato perché qui in Italia pur non c'è più nessuno che stia pubblicando i fumetti dei Looney Tunes. Io saltuariamente sto realizzando delle cose che faccio direttamente per la Warner in California e che poi diciamo rivende ai paesi licenziatari dei personaggi. Però qui in Italia quando il giornalino poi successivamente c'era prima c'era Latte Ponte che pubblicava i fumetti dei Looney Tunes e loro avevano il diritto di una pubblicazione, poi il materiale diventa di proprietà della Warner che poi rivende. Infatti io le mie storie le ho riviste e pubblicate in contenitori Warner per il mercato spagnolo, francese o altre cose. Come dicevo, qui in Italia adesso non c'è nessuno che attualmente stia pubblicando i fumetti dei Looney Tunes o dell'universo Hanna-Barbera, perché poi io ho disegnato tanto Scooby-Doo, i Flintstone, anche l'universo dei Non li vedevo da, cioè, se ci sono stati un bel po' di tempo.
Ecco, Diciamo che Paolo. le ultime. No, 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 prego, dimmi. prego. Ah, no, dicevo, più che il fumetto, diciamo che qui da noi funziona il libro activity o il libro coloring, quelli per i bambini, ma per intenderci i libri da colorare, i giochi da fare per i bambini. Quello è, diciamo, è un modo in cui il personaggio viene più utilizzato almeno per quanto mi riguarda, un mio coinvolgimento, ecco. Sì, effettivamente Questo. è la zona in cui, cioè, anche proprio il tipo di, cioè, di personaggi appunto si prestano meglio forse per adesso che hanno fatto i Baby Looney Tunes, no? La serie che stanno comunque rimandando in replica nei vari canali per bambini. Perché io la guardo ogni tanto la Sì. TV, quindi ti comunico che queste cose. No, ma infatti il gioco c'è, cioè, un editore di Viterbo che è specializzato in questo tipo di pubblicazioni. Loro prendono le licenze sui personaggi in funzione al tipo di programmazione televisiva che viene fatto. Quindi, se i canali trasmettono Scooby-Doo, prendono i diritti sui personaggi, appunto, che i bambini vedono nei cartoni animati. Anzi, tra l'altro, ne approfitto perché c'è stato, sempre con la Warner, per un periodo ho disegnato la Justice League nella versione infantile, e diciamo che il cartone animato, per una questione di tanto materiale che deve essere prodotto, ci sono alcune cose che magari non sono realizzate al meglio, e quindi quando mi sono trovato a doverle realizzare per i prodotti cartacei, quindi i libri per bambini, avevo anche cercato, non di migliorare, però di correggere un pochettino alcuni aspetti di qualche personaggio. Me l'hanno fatto cambiare perché il bambino doveva riconoscere quello che vedeva nel cartone animato. Quindi, anche se un personaggio aveva qualche imperfezione, dovevo mantenere le imperfezioni che il bambino conosceva. Quindi questo per dirti che comunque l'aspetto di quello che il bambino vede alla TV, nell'editoria, poi dopo deve essere molto, come si dice, deve essere molto tenuto in considerazione. Ecco. Beh, certo. Lo Beh, comunque Paolo ha stesso. detto quello che nessuno aveva il coraggio di dire, da Fidac e come Sì. va per chi ha copiato chi? Non è vero, uno è nero e l'altro è bianco, ti svelo tutto. Paolo, Paolo. Effettivamente. Però aspetta, uno è un anatrocco, l'altro è una papera, di fatto. Canatra. Esatto. Sono due cose diverse, mi pare. Dai, hanno tutti il becco. Il becco. E poi dai, da Filac è molto più cattivo, cioè da Filac è proprio cattivo, ci sono certi film d'animazione con da Ah, beh, Filac, sì. cioè, No, no, ma cattivi. infatti, ma è proprio la Warner Bros. I Looney Tunes non hanno il politically correct che c'è in Disney. Questo Sono è l'unico. da sempre così. Quindi è più divertente anche. Quando mi sono trovato a dover realizzare vignette, anche esagerare un pochettino, poi dopo questo diciamo è anche una cosa divertente per non fare, cioè per dare anche più movimento alle vignette. È proprio caratteristica Toon, che è proprio, in realtà sembra facile, ma non lo è, proprio perché devi esagerare certi aspetti, ma lì ci vuole una buona conoscenza dell'anatomia umana per riuscire a dare quelle espressioni, a dare, non è per Ma niente facile. sì. Sì, beh, Eccoli qua! ci sono tutte e due, vedi? No, ma dipende, in effetti è vero. Non è la scena di, come si Sì, chiama questa? questa non è opera mia, però è di Roger Rabbit, Questa che ha giusto? incastrato Roger Rabbit, esatto, che era una scena Esatto. in cui comparivano insieme. Madò, quanto tempo! Esatto. Bellissima. Ma lì chissà quanto la Disney ha pagato la Warner per mettere. Ah.
Diciamo che c'è stato il gemellaggio. proprio. Eccoli, eccoli. Bene, bene. Allora, io direi di prestarci alla conclusione, perché abbiamo sforato l'ora. Esatto, poi noi vecchi dobbiamo andare a letto. No, scherzi, in realtà dopo inizio a lavorare. Infatti. Ma in realtà è che sia io che lui dobbiamo andare a farci i capelli e tutto. Esatto, oggi che hanno. Guarda, io faccio barbieri di cognome, quindi oggi ho ricominciato a lavorare. Ho riaperto. No, in realtà diciamo che la notte fa gioco, nel senso che non hai distrazioni, si lavora molto, molto più spediti e molto meglio. Quindi lavori di più la notte in realtà, cioè lo preferisci gli orari Stasera, serali. ma alla fine non c'è molto. Io ho la fortuna che dormo poco di mio, poi dopo ho anch'io i miei momenti in cui mi prendo le mie pause e quant'altro, però ho la fortuna che questo tipo di attività è molto, molto rilassante, quindi non. È il mio psicologo, quindi devo andare in seduta dopo, mettiamola così. Quindi Poi. tutti dovremmo fare il disegno terapia tutti. Esatto. Diciamo che in questo periodo di stop forzato, al di là di portare avanti lavorazioni, però non ho proprio risentito della noia di mettermi e finire tutte le serie televisive, anzi, quelle ne ho in accumulo, quelle magari le sento mentre disegno. Quando faccio cose un pochettino meno che ho bisogno di starmi concentrato. Sì, le metti in sottofondo, le metti in Sì. sottofondo e vanno, cioè quelle dove non ti devi concentrare, ovviamente quelle tranquille. Esatto. Esatto. Bene, ragazzi, io vi ricordo appunto i canali di Barbieri, di Francesco Barbieri, che sono appunto su Instagram, Facebook. Abbiamo anche qualcos'altro, anche YouTube, mi pare, giusto? No, no, ho partecipato a qualche incontro dove spiegavo tecniche di disegno, ma non sono canali miei, non sono mio non c'è. O se c'è, l'hanno fatto, non lo so. Io uso di Instagram Ah, perché ti seguo su Instagram e fatelo anche voi, ragazzi. ok. Sembra quello che vendeva le cose su eBay che ha aperto il canale di Ah, sì, ok. Non è lui, mi raccomando, infatti, sappiatelo. ci sono io il labiale è fuori sincrono perché lui dice altre cose che non ho detto io. Bene, bene. Boh, ragazzi, se avete altre domande, tra 3, 2, 1. Vediamo. Anche perché poi la diretta c'è la differita di Facebook, quindi fare 3, 2, 1 Sì, è un ma po' infatti era 3-2-1 che magari passavano quei 3 secondi, perché c'è il problema appunto che in realtà arriva dopo sia l'audio sia. Ecco, Giulia ci dà i baci sparsi. ricambiamo. Bene, allora ragazzi, se vi siete divertiti con noi questa sera, mi raccomando, fatecelo sapere lasciando un like alle varie pagine di Fincomics, quindi YouTube, Facebook, Instagram e Twitch, perché ricordiamolo, tutti quelli che stasera avranno followato Fincomics su Twitch vinceranno, quindi riceveranno in realtà il primo volume di What If, che è il fumetto di Simone. Di Fincomics, in realtà, perché noi ci prendiamo il merito di tutto. È venuto a salutare anche il modello di Francesco. Esatto. No, questo è il mio agente. Vi presento il mio agente che controlla e mi sta dicendo: è ora di cominciare. No, in realtà è qua che reclama cibo. Quindi adesso, quando ci siamo. È vero, sembra lui. E quindi abbiamo un gatto e un cane, giusto? Esatto. Non posso neanche dire sono solo come un cane, perché sono solo con il cane e il gatto. Il cane e il gatto. Beh, dai. Sono uno il mio agente e l'altro il ragazzo immagine, mettiamola così. Esatto. Non ci si può lamentare. Prossima volta portali anche alle fiere. Lascili lì. Sarebbe un po' impegnativo. Impegnativo. Bene, allora io ti ringrazio tanto Francesco per essere No, grazie stato a voi. qui. Ci
spero di non avervi fatto fare brutta figura. No, non credo. Ti abbiamo chiamato per farti fare bella figura. Adesso non mi sono compiuta. Poi quando vuoi, sai che ti aspettiamo anche sempre qui sul lago. Quindi, ok. No, ma poi... Poi testa di Simone che abbiamo quel progettino che prima o poi vedrà la luce. No. Io propongo una grigliata a casa di Simone. Ci sto. Ho un giardino, ragazzi, che mi arreggia, cioè veramente, ogni volta dico ma non è possibile. Mi ha fatto veramente fare il video per tutta la quarantena. Ecco. Bene, ragazzi. Allora, buona serata a tutti, alla prossima live. Bye bye. Ciao.